Grazie, buongiorno a tutti. Io vorrei farmi portavoce di questo discorso magnifico che fece Julian Assange il 20 dicembre del 2012, poco dopo essere entrato come prigioniero politico, diciamo così, che doveva chiesto scusa d'asilo politico nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove è rimasto per ben 7 anni vivendo in una stanza piccolissima, senza avere la possibilità di vedere la luce del sole, perché era prigioniero all'interno di questa ambasciata, che era circondata 24 ore al giorno da poliziotti di scorta di arte. Si sente? Posso? Questo per farvi capire la caratura intellettuale di questo. Di quest'uomo, un dissidente, un eretico per il suo tempo, motivo per il quale è perseguitato. E questo è il suo discorso che tenne dalla finestra dell'ambasciata, appunto il 20 dicembre del 2012. Ogni giorno la gente comune ci insegna che la democrazia è libertà di parola e di dissenso, perché ogni volta che noi, il popolo, smettiamo di parlare e di dissentire, una volta che siamo distratti o pacificati, una volta che ci allontaniamo l'uno dall'altro, non siamo più liberi. Perché la vera democrazia è la somma della nostra resistenza. Se non parlate, se rinunciate a ciò che è unicamente vostro in quanto esseri umani, se cedete la vostra coscienza, la vostra indipendenza, il vostro senso di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, in altre parole, forse senza saperlo, diventate passivi e controllati, incapaci di difendere voi stessi e coloro che amate. Spesso le persone chiedono: cosa posso fare? La risposta non è così difficile. Imparare come funziona il mondo. Sfidate le dichiarazioni e le intenzioni di coloro che cercano di controllarci dietro una facciata di democrazia e monarchia. Unirsi in uno scopo comune e in un principio comune per progettare, costruire, documentare, finanziare e difendere. Imparare, sfidare, agire ora. Grazie.